Che ve ne fare? Vi piace? È qui che custodisco la mia collezione, i miei cari Pokémon, esposti qui per l'eternità. Tipo Slowpoke, insomma, questa è la stessa identica scena. Ma se la luce ci viene sottratta, non potrò più dargli tutto il mio amore. Per questo aprirò l'ultravarco e catturerò io stesso il povero Necrozma, il Pokémon che vuole rubare la luce. Non mi aspettavo molto dei membri dell'ultrapattuglia, ma neanche su Guzman si può contare. Dacci ascolto una buona volta, non aprire l'ultravarco. Vuoi che scompaia qualcun altro, come è successo a papà? Pensi che mi sia dimenticata di lui? Odio l'ultravarco dal profondo del cuore. Per questo ho deciso di andare. E anche se siete miei figli, non vi permetto di intromettervi. Iridio, Lilia, lei è vostra madre! Un tempo, forse, prima che mi abbandonassero. Grazie al gas rilasciato da Cosmog nel nostro laboratorio, sono riuscita ad aprire un ultravarco. Usando tutto il suo corpo, potrei anche arrivare ad averne il pieno controllo. Ti scongiuro, mamma, non farlo! Se usi tutto il suo potere, Nebulino esaurirà tutte le forze! Se usasse tutto il suo potere morirebbe di certo. Ok, Cosmog ha fatto diversi strani. Rilevando, anzi, aprendo un ultravarco. Eh? Cosmog, stai facendo resistenza. Non dirmi che lo fai per Lilia. Mog! Ma non lascerò che mi intralciate. Per proteggere i Pokémon di Alola devo incontrare Necrozma al di là dell'ultravarco. Cosmog aprirà l'ultravarco, costi quel che costi. Ottimizzerò il meccanismo della gabbia per impedirgli di opporre resistenza. Mi faresti da avversario? Se riesco a sconfiggerti, Lilia e Iridio non avranno più obiezioni. Bene, allora. Ragazzi, allora, ci sfidò anche in Pokémon Sole e Luna, solamente che però il dialogo era diverso. Perché ovviamente non si parlava di Necrozma, visto che in Pokémon Sole e Luna si trovava appunto alla fine dell'avventura, dopo la Lega in poche parole. Ma in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna sì, visto che comunque Necrozma è il Pokémon principale, diciamo così. Comunque abbiamo Graveler come Pokémon iniziale e abbiamo Clefable contro. Quindi Forza Lunare non dovrebbe farci tanto. Ok, ci ha solamente ucciso, niente di che, però non fa niente, non preoccupatevi. Ok, allora ci ha ucciso Toxapex. Però, insomma, vediamo di riuscire a andare giù Clefable con Palossand. Vai con Gigastorm Violento. Va bene, ciao Clefable. Ci ha colto un po' di sorpresa. Anzi, mi ha colto di sorpresa perché aveva Psichico. Ok, allora il prossimo Pokémon che manda in campo è Lilligant, di tipo Erba. Noi, ovviamente, non ce lo facciamo nemmeno dire, mandiamo in campo Noivern. Con Etere Lama va via che è una meraviglia, quindi usiamo Etere Lama, super efficace, ok non lo uccide, mi dispiace ma sono più veloci di te, usiamo nuovamente Etere Lama, evita l'attacco, evitiamo anche noi l'attacco, fino a quando è così mi va più che bene, possiamo evitare fino a mezzanotte ma a me va più che bene, ciao Lilligant. Ok allora il prossimo Pokémon che mando in campo è Lapanni, di tipo normale, quindi appunto non ha la mega evoluzione che lo trasforma in tipo lotta, usiamo Zuffa. Sperando non ci mandi giù, gelo pugno non dovrebbe farci tanto infatti. Usiamo zuffa, super efficace. Mamma mia, Crabrawler, bravissimo. Difesa però diminuisce, va bene. Noivern, salito livello 51, bene. E manda in campo Beware. Ovviamente noi lasciamo Crabrawler, visto che comunque si è infatuato di Lapanni ma non di Beware. Ok, ha un'alta difesa. Brutto colpo addirittura. Via, allora. Usiamo nuovamente Crescipugno, visto che comunque l'attacco ci è aumentato. Ciao Beware! Benissimo! Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Decidueye. Graveler si evolve tramite scambio e penso che lo faremo evolvere qualche parte prima della Lega, in poche parole. Giusto per maxare i suoi EVS. E invece Crabrawler lo faremo evolvere quando appunto salirà sul Monte Lanachile, insomma. Comunque, ciao Melodic. E abbiamo sconfitto Samina, che in Pokémon Sole e Luna battemmo nella 33esima parte. Guzman, vieni con me. Essendo innamorata di Samina, insomma, va con lei. Però, insomma, vuole andare a catturare Necrozma? Il mio zero è stato creato per fermare le ultra creature. L'ho allenato a lottare al di là dell'ultravarco, quindi dirà vieni con me. Ma non preoccuparti, ci penso io. Credimi, i bambini sarebbero molto più felici se facessero tutto quello che dicono gli adulti. Madonna, però. Proprio serrati nel carcere.
Bene, quindi Guzman e Samina sono entrati nell'ultravarco e hanno però, insomma, lasciato Nebulino lì. Anche se non è proprio Nebulino, se vediamo. Cioè, sì, è Nebulino, però è un altro Pokémon. Vabbè. È lui. Che sollievo, state tutti quanti bene. Sì, più o meno, ma la situazione è preoccupante. La direttrice e Guzman sono scomparsi nell'ultravarco. Cosmog è finito. Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo abbandonare la nostra madre in un mondo sconosciuto mentre è in cerca di Necrozma per catturarlo. Che cosa? Allora è questa la verità. Samina, come ha potuto ingannarci così? È sempre stata molto gentile con noi, ma a quanto pare in realtà perseguiva solo i suoi interessi. Non riesco a capire se è solo un egoista oppure se ha un senso di responsabilità esagerato. Proprio come ci avevano detto, è impossibile indovinare cosa le passa per la testa. Noi siamo molto forti, ci affidiamo alla scienza per risolvere qualsiasi problema. Per questo avevamo bisogno di un essere umano forte e soprattutto abile nelle lotte di Pokémon, per inviarlo nel nostro mondo. Sbaglio o hai appena parlato di inviare qualcuno nel vostro mondo? Vuoi dire che sapete come aprire un ultravarco? A Pony c'è un altare, la creatura che evoca la luna. Per venire da Alola noi ci siamo serviti del suo potere. Quei due pensano di riuscire a catturare Necrozma da soli. Si sbagliano di grosso. Gli abitanti di questo mondo sanno lottare con i Pokémon, è vero, ma forse peccano di arroganza. Una volta risvegliato, Necrozma verrà da Alola a prendersi la luce di cui ha bisogno per nutrirsi, perché il nostro mondo, l'Ultra Megalopoli, è un mondo privo di luce. Secondo le leggende, l'oscurità che in tempi remoti avvolgeva l'intera Alola fu scacciata grazie alla luce. Noi abbiamo cercato di scoprire cosa fosse quella luce, ma le nostre ricerche purtroppo sono state infruttuose. Io ragazzi amo, proprio la A maiuscola, l'ultra pattuglia. La amo. Ma veramente proprio è bellissima, è qualcosa di fantastico l'ultra pattuglia. Ah, sì, giusto ragazzi. Ecco qua. Ok, Iridio, dicevi, stavo cercando e ha trovato il flauto solare. È un oggetto antichissimo che viene tramandato qui da Alola da generazione in generazione. Ok, va bene. Nelle leggende si narra del flauto solare e del flauto lunare. Sembra che suonandoli insieme sia possibile evocare il Pokémon leggendario. Ok, praticamente come in Pokémon Sole. Comunque, dobbiamo raggiungere l'erta di Pony, ecco. Questo è per te, ovvero una Master Ball. Va bene, grazie mille, Iridio. Grazie mille. E io, diciamo che ho sbagliato, tra virgolette, nella Let's Play di Sole perché ho catturato con la Master Ball Tapu Koko. Insomma, ragazzi, stessi dialoghi di Pokémon Sole e Luna, quindi, insomma, procediamo. Ok, bene. Quindi, ora, dirigiamoci a Pony. Perfetto. Bene, allora, ragazzi, siamo arrivati qui al molo e dobbiamo, insomma, partire. Siamo pronti? Sì. Ok, ragazzi. Bene, partiamo per l'ultima isola di Sole, di Ultrasole, Ultraluna, diciamo così, di Alola, in generale, ovvero Pony. Bene. Ed eccola qua. A quanto pare non sembra cambiata tanto. Andate dal Kauna dell'isola, potrebbe essere utile parlarci, visto che è anche il responsabile dell'altare consacrato. Va bene. Ok, bene, arrivati a Pony e ovviamente sì, il Rotomdex ci ha aggiornato il Pokédex, insomma. Benvenuti. Oh, ma chi si vede? Ah! Va bene. Va bene, ma chi si vede? Ma chi si vede? Scusa, tu chi sei? Questa, ragazzi, è Rika. Capitano di quest'isola. E beh, sì, questa è la cosa più bella, penso. Almeno per ora, ecco. Almeno per ora. L'unica differenza di Pokémon Sole e Luna, ecco, di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. No, 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 c'è un equivoco. No, 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 c'è un equivoco. Cioè, in effetti, Mr. Electric sta facendo il giro delle isole. Ma siamo venuti qui per parlare con il Kauna dell'isola. Il Kauna? Ora non c'è, ma provate a chiedere alla piccola Api. Ah, quindi Api vive qui a Pony. Grazie mille, Rika. Andiamo, Mr. Electric, non vedo l'ora di incontrare Happy e Mazdale. Bene, quindi ragazzi, come avete potuto ben capire, qui c'è Rika. Vabbè, insomma, già si capiva dai trailer di Pokémon. Di un Pokémon Ultrasole e Ultraluna, insomma. Ragazzi, qui c'è Rika. E Rika, appunto, è l'ottavo capitano. Chiamiamolo così, va. L'ottavo capitano di Pokémon Ultrasole e Ultraluna. E qui c'è la spiaggia di Pony Pony. Che pariata! Che bello! Quel piccolo spazio dove appunto diciamo non c'era praticamente nulla, l'hanno messo come spiaggia di Pony. Sta cosa è bellissima, devo essere sincero, è bellissima.
Vabbè, scusami, non volevo. Lottiamo, va bene. Vabbè, ok, questo ragazzo esaltato. Ok, bene, mandi in campo Tropius. Noi abbiamo Graveler. Ok, super efficace, va bene, bene. Si schianta al suolo, questa è la cosa più buona di tutte. Cavolo, solo a raggio. Se non lo mandiamo giù ora, ci manda giù Graveler al prossimo turno. No, con un PS! No, ciao Graveler, mi dispiace. Livello 49 per Toxapex e ragazzi non ha ancora imparato una mossa di tipo acqua. Io penso che a questo punto se trovo un MT la compro e gli insegno una mossa di tipo acqua. Abbiamo una mossa di tipo veleno e anche di tipo volante. Allora ragazzi, forse riusciamo a resistere perché comunque siamo di tipo veleno, ecco. Quindi appunto dovrebbe essere danno normale, esatto. E ciao Lilligant. Se avessi avuto un giorno di sole avrei potuto usare solo a raggio al primo turno e forse avrei vinto. Beh, quel forse ti rende sicuro, molto sicuro. Bene, allora, dopo aver curato i Pokémon, sfidiamo questa allenatrice, sperando mandi un Pokémon debole al tipo elettro o roccia. Ok, manda in campo Garbodor, bene. Bene, allora, abbiamo cambiato Pokémon, mandato in campo Palossand, proprio per, diciamo, contrastare questo Garbodor. Bene, perché appunto le mosse di tipo terra sono, vi ripeto, super efficaci su quelle di tipo veleno. E ciao Garbodor. Ok, manda in campo Toxapex. Noi usiamo Tuono Pugno, visto che Graveler è più attaccante fisico. Usiamo Tuono Pugno. Non andrà mai giù. Bene, perché comunque Toxapex è grande Graveler. Aia, 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 aia. Ok, non fa nemmeno tanto male. Va bene, pensavo peggio. Bene, ciao Toxapex. Palossand, livello 52. Bene, così. Bene, altro allenatore. Ok, manda in campo Granbull. Siamo né svantaggiati né avvantaggiati. Dovremmo mandare in campo Toxapex. Che poi io dico, ma come fa a essere questo Pokémon? Aia, aia. Come fa a essere Granbull di tipo folletto? Io veramente non lo capisco. Cioè, boh. Allora, il prossimo Pokémon che manda in campo è Ampharos. Io ho catturato un Pokémon di tipo terra proprio per uccidere, annientare, devastare i Pokémon di tipo elettro. E se non lo mando ora, penso che, insomma, non sono coerente con me stesso. Germoforza, ok, non ci farà niente, bene. Invece Geoforza, guardate qualche lettera in più ca cosa cambia. Cambia un Pokémon che va KO. Ok, manda in campo Sharpedo. Allora, diciamo che ho fatto una mezza, come dire, azzardata, ecco, perché comunque con Giga Assorbimento gli facciamo davvero male. Però Notte Stessa non dovrebbe mandarci giù, esatto. Con Giga Assorbimento gli facciamo davvero tanto male da mandarlo a KO. E Palossand recupera quasi tutta la vita. Ok, altro strumento, ovvero una neropietra, che è utilissima. E qui, precisamente nella parte sinistra di questa prima zona di pony, si trovano due lottatori, ok? Quindi faremo una lotta in doppio. Quindi noi abbiamo un Graveler e Noivern, bene. Ma va bene, io non parlo. Cioè, voi mettete questi Pokémon qua solo per dirmi, guardate, noi abbiamo messo i nuovi Pokémon in Pokémon Ultra Sole, Ultra Luna. Mettere degli allenatori così mi sembra un po', non ridicolo, inutile. Intanto penso che se questo Mienfu, aia, calcio in volo, aia. Bravo, bravo Mienfu. Questo Mienfu poteva far salire tutti e due i miei Pokémon a un livello superiore, però a quanto pare non ci è riuscito. Vabbè, Noivern, sei fantastico. Ciao Mienfu. Esatto, ragazzi, saliva pure Graveler. Che fastidio. Vabbè. Decidueye, livello 54. Ok, ragazzi, ultimo allenatore per questa parte. Allora, usiamo Eterelama su Execute. E vai giù, vai giù. Ciao, Execute. Graveler, livello 49. Bene. Toxapex, livello 50. Prossimo Pokémon che manda in campo è Ribombee. Allora, ho un po' di svantaggio ce l'ho, visto che comunque è anche di tipo folletto, però è di tipo coleottero e Eterelama penso lo mandi giù. Ciao Ribombee. Vedremo un po' nella prossima parte cosa ci aspetta da questo punto in poi, anche se sappiamo cosa prosegue la storia. E ragazzi, cosa dire? Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, sapete cosa fare. Lasciate tantissimi pollici in su, commentate, condividete. Ci vediamo in un prossimo video. Qui da Mr. Electric è tutto e arrivederci.